Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: la cantante lirica Katia Ricciarelli è di nuovo un argomento caldo sui social, la sua ospitata al GF VIP 7 si rivela un boomerang. La soprano veneta è stata uno dei protagonisti più iconici e chiacchierati nella sesta edizione del reality. Le sue risse verbali incendiarie con le sorelle Selassie restano tuttora scolpite nella memoria degli spettatori, così come il cambio di rotta nel rapporto con Manila Nazzaro. Rocciosa, lapidaria e spesso impulsiva, la cantante è stata spesso bollata come la pupilla di Alfonso Signorini, e tacciata di godere della protezione degli autori. Nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha nuovamente calcato le scene del programma, regalando al pubblico e ai concorrenti un'esibizione in diretta. La cantante, infatti, non aveva potuto presenziare al pari di Alfonso Signorini al matrimonio di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi. Ha perciò dedicato alla coppia l'Ave Maria di Schubert. La performance, però, si è rivelata una caporetto mediatica senza precedenti. Katia Ricciarelli, dopo l'esibizione, arriva la beffa bruciante dai social. La cantante ha replicato il famoso inno sacro di fronte alla coppia fresca di nozze, nonché ai concorrenti e al conduttore del format. Sin dalle prime note, il noto social Twitter è letteralmente impazzito, e numerosi spettatori hanno sistematicamente stroncato l'esibizione di Katia Ricciarelli. Ecco alcuni dei commenti più transant. E ancora: ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco, ci ha pensato una nota su Brett, nonché ex concorrente nel medesimo reality show. Si tratta della showgirl partenopea Patrizia Pellegrino, che ha militato a fianco di Katia Ricciarelli nella sesta edizione del format. L'attrice, attiva anche in campo discografico sin dal 1981, ha cinguettato su Twitter: a me pare che la Ricciarelli abbia leggermente stonato o mi sbaglio? Come si suol dire, oltre il danno, la beffa. Anche a distanza di un anno dalla sua esperienza nello show, Katia Ricciarelli è nuovamente nel mirino degli haters. Arriverà la replica da parte della cantante veronese? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.